Ma io diciamo che queste sono emozioni per cui vale la pena fare questo mestiere, no? Come è stato prima da calciatore e lo è ora anche di più da allenatore, perché poi quando fai il calciatore guardi un po' al tuo orticello, no? E quando fai l'allenatore devi cercare di curare l'orticello di tutti. E quindi devo dire che voglio ringraziare pubblicamente i ragazzi, voglio ringraziare i tifosi perché mi hanno fatto praticamente un coro in ogni settore, però i cori vanno fatti ai calciatori e io li ringrazio di questo, i tifosi, però quelli che vanno in campo sono calciatori, i protagonisti sono loro che hanno avuto fiducia in me, mi hanno creduto, stanno continuando a credermi e a crederci e quindi puoi avere anche l'allenatore che ti motiva, che ti sta con i denti sul collo tutti i giorni, però ci devi mettere anche qualcosa di tuo e loro lo stanno facendo, quindi io devo girare per forza i ringraziamenti ai ragazzi perché non mi stanno facendo perdere la faccia con voi, con i tifosi, con l'ambiente, con la città, perché io ho detto che avevo promesso che questa squadra avrebbe lottato ogni partita fino all'ultimo secondo e questo sta accadendo. E quindi li devo ringraziare pubblicamente per la prestazione di oggi, a distanza di 72 ore da quella di domenica. Siamo riandati sotto e come domenica l'abbiamo ribaltata, come era già successo, l'avevamo già ripresa a Teramo, l'avevamo ripresa in altri frangenti e devo dire che oggi siamo una squadra di calcio vera, magari con qualità tecniche un po' meno importanti, ma squadra. E ho la sensazione che finalmente siamo riusciti a capire noi e non solo noi cos'è questo girone, perché anche la gente partecipa, i nostri tifosi partecipano, è successo domenica, è successo oggi. Non sento più mugugni quando sbagliamo un passaggio, non sento più lamentele quando qualche giocatore magari fa una giocata sbagliata, ma la gente si trattiene e ci spinge. E questo secondo me è un segnale importantissimo, che se fosse tutti insieme, noi per primi, avessimo capito prima di come si affronta questo girone, magari oggi saremmo in una situazione di categoria ed economica diversa. È il periodo del virus, c'è il virus in giro. Un po' arrigurito, no? Il virus c'è ancora un po' di meno, ma cosa si aspetta in entrata per No, ordinare guarda, questa non è squadra? che mi aspetto, abbiamo stabilito certe cose. Cosa avete stabilito? E intanto avevamo stabilito l'ingresso di un difensore centrale che a questo punto serve subito perché a Viterbo non avremo né Silvestri né Esposito, Saporetti è infortunato. Abbiamo un centrale solo e Silvestri non lo abbiamo neanche per la partita con la Ternana, quindi probabilmente dobbiamo accelerare un attimino. Poi stiamo aspettando, a breve ci sarà l'annuncio di un centrocampista, oltre Salandria che sapete già è nella nostra orbita, ma ce ne sarà ancora un altro. E poi l'attaccante. Diciamo che i signori L'attaccante. che sono stati fatti di Signorini e di Murillo sono possibili Signorini è un o... profilo, Murillo, il mercato è beffardo perché con Murillo noi avevamo già firmato le carte, abbiamo fatto una cortesia a Livorno di farlo giocare domenica perché era un'emergenza, ha fatto due assist, un gol e ora Livorno non è più intenzionato a darcelo. Giusto perché una volta che ci eravamo mossi prima degli altri, in maniera furba, in silenzio, avevamo condotto queste operazioni, cambio di carte già in sede, e ci è stato chiesto un favore e poi ne siamo rimasti beffati. Però Murillo era un esterno, comunque non veniva meno comunque la necessità di prendere anche un attaccante centrale. Grazie.
Marcello Mazzari, Catania. Possiamo dire allora che per una volta oggi il bicchiere è mezzo pieno, visto che... No, oggi è pieno, oggi è pieno. Visto che lei spesso dice che è mezzo vuoto, no? A parte gli scherzi, la prestazione della squadra se le è piaciuta, soprattutto da un punto di vista caratteriale, anche... Sì. Quella che un po' ha vissuto lei, che come sempre vive tante partite nella partita, perché un secondo prima del 3-1 di Sarno, in questa partita c'è stato quel richiamo giusto a Parisic, cioè che non aveva tenuto quel pallone, lei giustamente si è infuriata. Sono stato contento perché il primo tempo praticamente abbiamo giocato sempre nella metà campo dell'Avellino e loro avevano parcheggiato veramente, come si suol dire, un pullman davanti alla porta, oltretutto di Pappalardo, quindi a volte il destino è proprio beffardo. E mi è venuta così, E a volte faccio battute e ci rido anche da solo, quindi. E invece il secondo tempo, e siamo stati bravi nonostante abbiamo avuto pazienza, e soprattutto reagire dopo aver preso un gol così non era facile. I ragazzi, come è accaduto domenica, in pochi minuti hanno rimesso subito a posto la partita. Poi nel secondo tempo secondo me c'è stato un momento in cui loro ci sono ripartiti due o tre volte dalla parte sinistra con Parisi su degli nostri errori, e probabilmente noi abbiamo un po' accusato la stanchezza. Allora mi sono girato a Vanigli e gli ho detto: dobbiamo metterci a specchio anche noi 3-5-2 a loro, perché almeno siamo più sulle posizioni, teniamo i quinti alti, e teniamo, quindi tenendo i quinti alti avremmo tenuto ugualmente quattro giocatori offensivi, no? Quindi alzando Pinto e Calapai più Sarno e Barisic, andando più sulle posizioni, in effetti loro non sono più ripartiti, perché a quel punto lì eravamo sulle posizioni e avevo la sensazione che succedesse qualcosa, anche perché l'assistente aveva già avvisato l'arbitro nel primo tempo che ogni calcio d'angolo era un calcio potenziale, un calcio di rigore, perché li si aggrappavano e lo tiravano giù, e quindi aspettavamo da un momento all'altro che ci venisse riconosciuto quello che era doveroso, perché ripeto, ogni calcio d'angolo che è stato tirato su Bendé c'erano dei falli clamorosi da calcio di rigore. Poi una volta, due volte, sei volte, poi può darsi che alla settima ci scappa e non ti puoi lamentare. Una curiosità, scusi, ma a un certo punto, siccome è sparito dalla nostra visuale, c'era Vanigli in una posizione, che ha fatto? Dopo il gol. Avevo necessità di stasare la vena che si era intasata dopo il gol, perché è il secondo gol che becchiamo sul piazzato, e poi non è sempre facile rimediarle le partite, soprattutto quando trovi un avversario ben organizzato come l'Avellino, e lì noi stiamo marcando a zona, stiamo facendo il castello difensivo e dobbiamo attaccare la palla con cattiveria. Non si fa apposta per non dover correre all'indietro, non si fa più la linea perché la linea ci impone di correre all'indietro e quindi diamo un vantaggio agli avversari. Ora abbiamo, come tante squadre fanno, il primo è stato Pioli, abbiamo deciso di fare il castello difensivo dove invece te difensore hai il vantaggio perché ti trovi la palla centralmente da colpire, però quella palla va cercata col sangue agli occhi e la bava alla bocca, perché se no diventa difficile prendere gol. E poi oggi siamo stati bravi, ma non sarà sempre facile riuscire a ribaltarle le partite. Carlino e Gilberto. Mister, buonasera. Lei adesso ride in conferenza stampa, ma secondo l'allenatore dell'Avellino, Enzo Capuano, ha pianto tutta la settimana e ha ottenuto un'espulsione e un rosso. Soprattutto il rosso, secondo l'allenatore, è meritato. Dipende cosa ha detto il giocatore all'arbitro nel momento in cui ha concesso il calcio di rigore, perché se mandi a fanculo l'arbitro può darsi che il rosso ci scappi. A me mi è successo tante volte che sono stato buttato fuori perché ho mandato a quel paese l'arbitro, quindi non... Poi Ezio dice che io pianto tutta la settimana, gli ricordo che questa settimana è di due giorni perché c'è stata appena lunedì e martedì, quindi è stata una settimana un po' corta,
E poi io non ho pianto, io ho preso fazzoletti dal presidente del Potenza e l'ho usati. Quindi, però dico, se è quello che accennavo un po' prima, no? Se ogni calcio d'angolo te tiri giù un giocatore, no? E nella fattispecie Bendé, prima o poi è il rigore e te lo fischiano. Cioè, non è che, perché se oggi ci fosse stato la VAR, ne avrebbero fischiati 8 di rigori a favore del Catania, non uno, 8. È normale che uno può anche dire, puoi anche dire al tuo difensore dopo il quinto fallo consecutivo, non ti attaccare, non aggrapparti alla maglia, vai a cercare la palla. Dopo non ti puoi lamentare. Una considerazione invece sul punto, all'esordio dal primo minuto, te come l'hai visto? Per quello che potevo aspettarmi, vista la condizione, bene. Ha fatto un tiro al volo che io, se fa gol, viene giù lo stadio. Io ve l'ho detto, io li vedo fare delle cose quando calcia al volo questo giocatore in allenamento che io non ho mai visto in questa categoria fare. È ovvio che non è, anche lui come Sarno, non è ancora al top, ma la nostra, il nostro obiettivo è portare questi giocatori a stare bene a maggio, quando le partite conteranno. Saranno freschi, saranno belli, non avranno sul groppone un'annata intera, farà caldo, i campi saranno asciutti e vediamo quella circostanza lì cosa riusciranno a darci. È ovvio che ora non possono star bene, ma noi lo sapevamo e vogliamo metterli in pista fisicamente. No, io li metto anche le mani addosso se non continua così, non è che lo stimolo anche e basta, perché lui è uno che tende, lui è un po' godereccio, fa un gol, no, e poi allora a me mi hanno insegnato, io vi racconto un aneddoto, no? Andai a Livorno, c'era Igor Protti, gli dissi, mi parlava di quando lui fece il capocannoniere a Bari, no? Gli dissi, guarda, io secondo me non potrò mai essere capocannoniere, perché io quando faccio gol poi la settimana dopo non riesco ad avere la stessa cattiveria della settimana prima, no? E lui mi disse, guarda, è semplice, è il problema di tutti, perché poi gli attaccanti, la sua maturità, gli attaccanti maturano più tardi degli altri, di tutti gli altri ruoli. E trovano, se voi andate a vedere le statistiche di ogni attaccante, la loro prolificità massima la trovano dopo i 26 anni, no? Da statistica proprio. È molto semplice, perché è un vizio dell'attaccante che fai un gol e poi ti culli sugli allori, guardi quanto ti ha dato il giornalista, guardi il tifoso che ti chiede l'autografo e la settimana dopo non la prendi mai. E lui mi disse, guarda, te devi sforzarti di ripresentarti il martedì agli allenamenti come se tu non avessi fatto gol, con la stessa sensazione di quando sei arrabbiato per non aver fatto gol. Quell'anno lì feci 29 gol in Serie B, non vinsi per un gol il capocannoniere di Serie B, vinse Toni con 30 che era a Palermo, io ne feci 29, l'anno dopo feci il capocannoniere in Serie A. Da lì ho viaggiato a 25 di media, 20-25 di media in Serie A. E lui deve fare esattamente la stessa cosa. Lui, come diceva il direttore 2 anni fa, è un po' un gattone, no? E quindi io gli ho detto, quando sono arrivato l'ho dato tutto il sostegno morale possibile, però non mi piacevano le prestazioni. Cioè, lui ha fatto un grande gol con la Leonzio in Coppa Italia, ha fatto gol con la Casertana, ma non mi piacevano le prestazioni. E allora, dopo il sostegno, dopo la carota c'è il bastone. E ora lui è nel periodo del bastone. Io oggi ho fatto un gol, è stato importante, ma io mi aspetto ancora di più da lui, non sono contento. Cosa mi devo accontentare che un giocatore come Curiale faccia 4 gol in una stagione? Bisogna che Curiale arrivi meno in doppia cifra. Quando arriverà in doppia cifra può darsi che un po' di carota gliela ridò, perché secondo me lui nell'ultimo anno e mezzo non si è gestito benissimo. Paradossalmente forse aver fatto il capocannoniere non gli ha fatto benissimo. È stato troppo a guardare a quello, a quell'altro,
e ha perso un po' di mira quello che è l'obiettivo. L'obiettivo è il campo. Quindi lui sa che io ho la massima stima a lui, sa che io sono il primo tifoso a lui, però ora sa anche che io da lui pretendo il massimo, perché è un giocatore che ci può dare una mano. E quindi lui deve fare ogni partita, deve giocare con la bava alla bocca come se non avesse segnato la volta prima.